Allora, andiamo. Guardate che spettacolo, amici, guardate che meraviglia. Certo, qui si ferma l'immagine, accidenti alla connessione di cacca che abbiamo. Eccola, si è levata, meno male. I due pulcini vogliono prendere il sole. La mamma si guarda intorno e dice: quando ritorna e mio marito vuoi mangiare? Andate al supermercato? Non si sa. Bella, questa immagine è bellissima. È spettacolare, veramente. Guarda. Tutti i pulcini fuori a prendere il sole. Sembrano tre, ma sono due. Non credo sia un terzo pulcino. Sembrerebbe molto strano a me. No, infatti sono due. Ecco. Lei è ben andata via. Noi andiamo sull'altra telecamera immediatamente Io dovessi per andare. vedere se all'orizzonte arriva il papà con il cibo, se no lei non sarebbe andata via. No, E io vado a recuperare. aspetta, aspetta, aspetta. No, vado a Voglio recuperare vedere se arriva il bambolo. Vedi, due uova e due pulcini. la macchina. Ora dovrebbe arrivare subito perché non lasciano soli per tanto tempo. Se lei è andata via, ha percepito l'arrivo del maritino. Arriverà col cibo o arriverà senza cibo? Altra scommessa, non si sa. Non hanno pulito l'obiettivo, guarda come gli è sudicio. È dall'anno scorso non lo puliscono. Eppure loro salgono, so, perché quando vanno a prendere i pulcini grossi per mettergli l'anello ci vanno. Quindi loro sono abituati alla presenza umana. Pulcini no, ma i genitori sì. Ecco, si chiamano pulli, ma a me piace più pulcini che sembrano dei pulcini. A volte li vedi volteggiare i genitori, no? È bellissimo quando li vedi. Perché loro per prendere la preda la scelgono già dall'alto. Stanno fermi quasi con le ali aperte. Ecco, è arrivata la pappa, è arrivata. Lei è andata a prendere la pappa in un posto, vedi, che loro conoscono, vabbè, mamma. Il maschio gliel'ha portata lì, lei è andata e l'ha presa. È andata in supermercato a fare la spesa, capito? Succede questo. E questa scena la possiamo vedere anche in piena notte. Perché è successo in piena notte, per questo è bello collegarsi in qualunque ora. Basta andare su Google, metti Pirellone, Falchi e webcam. Io invece mi piacerebbe la notte E la notte mi collego a sentire. volte. Da quando mi sveglio non so che fare e faccio questo. Senti, io ti chiudo dentro. Senti, Vabbè, ti offendi se non ti no, accompagno? mi alzo perché se tu facevi la mossa di alzarti, ti avrei vociato. Ricordati i cannoni, mi raccomando. Sì, ma io me li ricordo, sta tranquillo, mi ricordo che li devo lasciare lì e vedrai che. E fatene portare 150. Ecco, la mamma fa la merendina, fa le burro e marmellata per i bambini, vedi? È macabro questo Vediamo. pasto, Allora, eh. Va bene. l'aggiornamento è un problema e ti spiego perché cosa. Perché vedere se funzionano o funzionano e basta. Guarda, 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 guarda. Giusto per Sta a fare vedere, test. eh. Sta a vedere che mandò un po' di roba in fila ancora. Non ce l'ha Vabbè. fatta, se ne deve Sì, ma mangiare. io Linguia. faccio un girettino a vedere se ti ho lasciato delle luci accese. Mi trovo proprio. Grazie, grazie tesoro. Ciao. Questa è una scena bellissima. La voce fuori campo che avete sentito era del mio angelo custode, cioè il mio fratello.
E ora si fa sul serio, con la pappa, ragazzi. La vera avventura comincia adesso. E il patema d'animo comincerà quando ci sarà il più piccolo che deve competere con i fratelli stronzi e si fanno avanti. E con la mamma che non interviene. Perché vuole avere figli competitivi, anche più piccoli. Per cui il più piccolo non viene aiutato dalla mamma. Questo vuole madre natura. Intanto mangia anche la mamma, dice, va. Mangiate voi e mangio anch'io. Ma certo sono piccolissimi ora e si saziano un poco, eh. Bene, la possiamo chiudere qui.